Siamo con Roberto Roberti, molto bene, runner up del main event, yes, col suo premio qui in Bella Vista. Sì. Emozioni? Sì, è stato un bellissimo torneo fino al tavolo finale. Diciamo che il tavolo finale è stato un pochino meno giocabile rispetto all'andamento del torneo, però mi sono divertito, non ne faccio MTT sinceramente. Adesso era un po' un annetto, più di un anno che non giocavo un torneo live, però mi sono divertito, è stata una bella esperienza, dai. Ti sei tenuto in allenamento anche perché ti abbiamo seguito tutto il giorno, eri spesso chip leader, per cui insomma anche... No, sono stato, sì, chip leader penso sia del dei due sicuramente tutta la giornata. Poi al tavolo finale ho fatto un tuffo con i blogger Cappadonna contro, ho trovato Asso Asso, però dopo mi sono chiuso proprio, avrò giocato pochissime mani, ho fatto un triple up con Asso Asso e poi niente, mi è capitato il ragazzo che ha vinto, che era in position su di me era stra chip leader, quindi non avevo possibilità di muovermi anche perché era push or fold, era diventato. Comunque poi in heads up l'avevo sorpassato, poi al flip finale l'ho perso, ramen. Capita. Sì, voglio, se capiterà ancora. Ascolta, è la tua prima volta qui allo Shark Bay? Sì, allo Shark, sì, è la prima volta penso che feci un torneo sempre dello Shark per avere un knockout un paio di anni fa, pure andai bello, vinsi. Porta fortuna questo Shark, evidentemente. Beh, adesso poi tra l'altro dovrai tornare perché comunque hai vinto il premio, dovrai difendere. Sì, certamente, poi la prossima tappa farò un pensiero di rifarla. Bene. Io voglio ringraziare soprattutto la IQ for Poker, che è la squadra di coach, ovviamente la più forte d'Italia secondo me, visto che sono coacciato da alcuni dei... No, sono altri che coachano me, che sono molto più forti di me, e poi la ragazza che mi ha seguito fino a quest'ora. Bene, è tardi, ti lasciamo andare. Grazie mille, grazie, ciao.